È un progetto virtuoso. Sì, sicuramente, è una delle iniziative che si stanno portando avanti nel territorio regionale in collaborazione con l'istituzione e che tende comunque a evidenziare alcune buone pratiche che nel settore dei rifiuti in generale, quella, soprattutto in quello della differenziazione con un occhio alla positività dell'iniziativa, credo che debbano essere evidenziati in maniera puntuale. L'Abruzzo è conosciuta per essere la terra dei parchi, no? Questo terzo di territorio interamente protetto dalle leggi nazionali e regionali, ma l'Abruzzo è anche una regione in cui ci sono diverse emergenze ambientali. Con il nostro piano di gestione dei rifiuti, dico nostro, di questa amministrazione regionale, che è stato aggiornato nel novembre 2014, tendiamo in un tempo debito ad andare verso una produzione di rifiuti zero, il cosiddetto zero waste, che viene spesso citato e non sempre a proposito. Come fare per raggiungere questo obiettivo? Bisogna mettere in campo tutta una serie di azioni che, collegate fra loro in maniera organica, riescono a imprimere un'accelerata vera verso quelle modalità di raccolta e di allontanamento, di smaltimento dei rifiuti che tendono effettivamente a ridurre in maniera sensibile la produzione dei rifiuti. L'Abruzzo è anche la terra di quei professionisti dell'ecologismo, di quelle tre o quattro individualità che sull'ambientalismo estremo hanno costruito le loro carriere e tendono ancora oggi di affermarsi. Ecco, con noi costoro non avranno grossa strada.